Bene, dato che i temi si concatenano in maniera perfetta, invito sul palco Marta Infantino e l'accogliamo con un applauso. La faccio io, se la faccio io, se no, sì, che farò io. Allora, grazie anche da parte mia agli organizzatori, grazie a tutti quelli che sono qui, grazie a Marco, grazie al quale ho appena scoperto che io mi occupo di metriche disallineate, ma non lo sapevo. Come è già stato ricordato, non sono qui per parlarvi delle metriche disallineate e avrei tanti esempi macabri, peggiori di quello che ho nominato prima, bensì dei nuovi scenari aperti dall'Artificial Intelligence Act. Temo però anche di non portare necessariamente buone notizie, nel senso che ho notato che Marco l'ha posizionato tra gli elementi positivi. Io non sono proprio sicura che all'esito di questa presentazione saremo d'accordo che si tratta necessariamente di un cambiamento positivo. Ad ogni modo, giustamente Marco vi ha spiegato e vi ha raccontato quello che ha fatto l'Unione Europea nel 2019, ossia emanare queste linee guida intitolate orientamenti etici, i quali elencavano un bel numero di giusti requisiti, a volte in modo ambiguo e vago, ma in ogni caso del tutto condivisibili, su come l'intelligenza artificiale avrebbe dovuto essere trasparente, chiara, controllata dagli esseri umani, reversibile, comunque soggetta a regole di responsabilità e così via. Ora, quello che è interessante notare dal mio punto di vista, e io sono una giurista, non sono una data scientist né una hard scientist, sono una scienziata sociale, dal punto di vista giuridico quello che è interessante notare è che questo movimento volto alla definizione di criteri e parametri tecnici che l'intelligenza artificiale dovrebbe rispettare non è un movimento solo europeo, è vero, l'Unione Europea si è distinta su questo punto, ma il movimento in questione è in realtà un movimento globale che interessa tanti altri attori mondiali, e sempre Marco ha in effetti ricordato a un certo punto nelle slide, ha in effetti ricordato la International Organization for Standardization, quella ISO menzionata laggiù, un'altra che vedete più in alto è la l'Institute of Electronic and Electrical Engineers, IEEE. Tutte queste due organizzazioni sono organizzazioni non governative sovranazionali che definiscono standard tecnici, cioè parametri concreti, criteri, che i produttori di intelligenza artificiale e gli sviluppatori possono seguire per produrre una buona intelligenza artificiale che risponda agli standard di trasparenza, spiegabilità, eccetera, eccetera. Quello che però purtroppo bisogna anche sottolineare, sempre dal punto di vista giuridico, è che nessuno di questi orientamenti etici o standard o criteri è di per sé vincolante. Nel senso, sono molto autorevoli, sono seguiti, sono prestigiosi, le brave persone ci credono. Chi però non vuole adottarli è liberissimo di non farlo. E questo per un giurista è la differenza tra il cosiddetto soft law, cioè il diritto morbido, e quindi il diritto che non è coercibile, il diritto che è tale ma che in effetti nel momento in cui viene violato non genera una sanzione, e invece il cosiddetto hard law, che è la regolazione, quindi quelle forme di norme che possono dare origine, laddove non rispettate, a una sanzione erogata da qualcuno. Ora, da questo punto di vista, è una buona notizia che l'Unione Europea si sia mossa, abbia abbandonato questo campo, diciamo, del soft per muoversi viceversa nell'hard, con la prossima adozione, oramai siamo veramente agli sgoccioli del processo legislativo, del cosiddetto Artificial Intelligence Act. E l'Artificial Intelligence Act, come è stato giustamente più volte ricordato, sarà tra pochissimo, poi non entrerà in vigore tutto subito, ma sarà molto breve, un regolamento dell'Unione Europea. Regolamento vuol dire quindi un testo vincolante immediatamente in tutti gli ambiti e su tutto il territorio dell'Unione, senza bisogno di trasposizioni legislative di sorta, che si vuole essere il documento che ci proteggerà, che proteggerà i cittadini europei dalle conseguenze più nefaste che potrebbero essere associate all'intelligenza artificiale. E in particolare, se andiamo a vedere cosa questo regolamento si propone di fare, scopriamo che si propone di raggiungere una pluralità di obiettivi. Allora, da un lato
si propone di favorire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Quindi si vuole che l'Europa comunque resti competitiva in una lotta dove tanto competitiva al momento in effetti non è, e quindi da questo punto di vista si cerca di stimolare comunque la creazione e l'innovazione. Al tempo stesso, tuttavia, si vuole essere sicuri che ciò che viene fatto in Europa protegga i diritti fondamentali delle persone. Quindi si vuole, e sì, ahimè, tu questo scritto lì è scritto in inglese perché il testo finora è disponibile solo in inglese, e quando poi il testo sarà approvato definitivamente ci saranno anche le traduzioni in italiano, ma per adesso abbiamo soltanto una versione, peraltro non finale, che è l'ultima versione licenziata dal Parlamento europeo a metà marzo, che è, ahimè, in inglese. Comunque qui si dice anche quindi che questo testo vuole porre dei paletti, vuole assicurare che un certo numero di prerogative essenziali degli europei non siano minate dagli sviluppi dell'intelligenza artificiale, e questo per evitare alcune delle conseguenze poco accettabili dal punto di vista europeo che si sono già registrate altrove o che si pensa accadano altrove. Quindi come ad esempio l'idea che ci sia un grande fratello ipertecnologizzato e onnipresente in Cina, o viceversa evitare le punte più gravi del capitalismo sfrenato, cosiddetto capitalismo della sorveglianza, che viceversa esiste negli Stati Uniti. Quindi si vogliono proteggere i diritti dei cittadini dell'Unione Europea. E terzo punto, come giustamente ha ricordato Marco, anche questo è molto importante, e cioè si vuole essere i primi, cioè si vuole dire: noi non siamo forti nella produzione, nella creazione di intelligenza artificiale, noi abbiamo ampiamente perso la battaglia dell'hardware, del software con la Cina e con gli Stati Uniti, che ormai si competono per la supremazia, e abbiamo guadagnato un ritardo che non colmeremo molto rapidamente, però quello che noi possiamo fare in quanto Unione Europea è vincere un'altra battaglia, e vincere la battaglia della regolazione. Cioè noi non saremo bravi a esportare tecnologia, ma possiamo esportare regole. E perché diciamo questo? Diciamo questo, pensiamo questo, lo dicono abbastanza chiaramente, perché in realtà è già successo ed è già successo tante tante volte. L'Unione Europea in tantissimi settori ha dato origine a quello che vedete nella slide riportato, è qualificato così da una scienziata finlandese naturalizzata statunitense che ora lavora alla Columbia University, che si chiama Anu Bradford. Le regole dell'Unione Europea hanno dato origine tante volte a quello che lei ha chiamato l'effetto di Bruxelles. L'effetto di Bruxelles è l'effetto per cui se succede qualcosa a Bruxelles, negli organi legislativi di Bruxelles, non fuori dal Parlamento Europeo, ma se succede qualcosa a Bruxelles, tutti i governi del resto del mondo guardano e molti copiano. Cioè c'è una sorta di copia e incolla, effetto imitativo delle regole europee. Lo abbiamo visto operare in materia di privacy, con un altro regolamento dell'Unione Europea, che è il regolamento generale sulla protezione dei dati personali, i cui effetti abbiamo sperimentato tutti, perché adesso dobbiamo accettare i cookies ogni singolo sito dove andiamo, ad esempio quello è un effetto del regolamento, ma è accaduto così anche in tanti altri settori, nel settore del diritto alla concorrenza, nel settore della sicurezza dei prodotti, nel settore della valutazione delle sostanze tossiche, nel settore della responsabilità da prodotto. Quindi in tanti tanti ambiti si è verificato questo effetto trascinamento che fa sì che noi siamo i leader della regolazione del mondo, non i leader dei prodotti, non i leader delle sostanze, non i leader delle cose fatte, ma i leader di quelli che regolano come si fanno le cose. È comunque una vittoria ragionevole. Allora, se questi sono gli obiettivi del regolamento, quello che io vorrei fare con voi è brevemente vedere che cosa effettivamente fa il regolamento e capire se questi obiettivi sono raggiunti oppure no, cioè se le finalità che il regolamento si pone, ossia in particolare quello di essere la prima regolazione completa dell'intelligenza artificiale protettiva dei diritti fondamentali, sono effettivamente raggiunti dato il testo, dato quello che è probabilmente oramai il testo semidefinitivo. Allora, cosa fa questo regolamento? Questo regolamento anzitutto definisce tre possibili categorie, sono quattro in realtà, ma la quarta non è coperta dal regolamento, di intelligenza artificiale. E delle prime tre, le prime tre sono regolate, la quarta è esclusa. Quali sono queste categorie regolate? Allora, si dice da un lato c'è l'intelligenza artificiale proibita, vedremo tra un secondo che cos'è, poi c'è l'intelligenza artificiale
ad alto rischio, in relazione alla quale vengono imposti degli obblighi. Ci avviciniamo alla domanda di prima che diceva, che chiedeva, ci deve essere una forma di certificazione. Poi ci sono, c'è la cosiddetta General Purpose Artificial Intelligence, che probabilmente sarà tradotto in italiano come intelligenza artificiale con scopi generali, che non è proprio chiarissimo che cosa intendessero, ma probabilmente intendevano l'intelligenza artificiale generativa, per i quali vengono imposti degli obblighi specifici di trasparenza. E infine c'è tutto il resto. E tutto il resto è fuori. Okay? Quindi ci sono queste tre categorie cattive, tra virgolette, che sono regolate, poi tutto il resto che non si sa se è buono o cattivo, comunque che, a cui il regolamento non si applica. Il regolamento poi fa altre cose, ovviamente vuole anche stimolare l'innovazione, quindi favorisce l'istituzione da parte di governi di quelle che si chiamano sandboxes, cioè luoghi, diciamo, separati dalla società, dove si può sperimentare in maniera libera e controllata nuove forme di intelligenza artificiale, e istituisce delle autorità di controllo che dovrebbero verificare che effettivamente siano rispettati i contenuti obbligatori appena detti. Allora, alla luce di questo, adesso noi cerchiamo di capire se questi contenuti soddisfano gli obiettivi che il regolamento si poneva. E cominciamo dal primo, che è quello di, il regolamento vuole essere la prima, il primo testo completo sull'intelligenza artificiale. Allora, il regolamento vuole essere il primo testo completo sull'intelligenza artificiale, ma secondo me, e non sono l'unica che lo dice, in realtà il regolamento si occupa, ma se proprio proprio va bene, del 10%, in realtà più probabilmente l'1% o una misura inferiore all'1, ma siamo pure generosi, facciamo il 10% dell'intelligenza artificiale che circola, che esiste o che esisterà ragionevolmente, perché poi ovviamente regolare le tecnologie significa fare una corsa col fiato corto. Perché dico questo? Perché, come ho preannunciato, in realtà il regolamento si applica solo all'intelligenza artificiale proibita, ad alto rischio e per scopi generali, e adesso per di più vediamo come queste sono definite. Qui avete un esempio, è solo uno perché in realtà poi va un po' più lungo l'articolo, della cosiddetta intelligenza artificiale proibita. Allora, l'intelligenza artificiale proibita è veramente qualcosa di malefico, nel senso che se voi vedete qui, un primo esempio, ce ne sono 4 o 5, è inserire nel mercato o in qualche modo usare un sistema di intelligenza artificiale che usa tecniche subliminali che vanno al di là della consapevolezza delle persone per manipolare o ingannarle con l'obiettivo o con l'effetto di distorcere il comportamento di una persona o di un gruppo di persone, modificando la loro capacità di prendere decisioni informate, perciò causando a quella persona, portando quella persona ad assumere una decisione che la persona non avrebbe preso in una maniera che le causa o è probabile che le causi un grande danno. Allora, non so se anzitutto è abbastanza evidente, uno, che quello che stanno descrivendo è una cosa pessima, cioè non serviva che lo scrivessero lì, era chiaro che non si deve fare questo, non è che serva un regolamento dell'intelligenza artificiale. Due, che nonostante sia una cosa pessima, è anche definita in modo molto puntuale, cioè una qualsiasi condotta pessima, molto vicina a questa, ma diversa per un piccolo dettaglio, ad esempio perché non causa un danno consistente, ma perché causa un danno piccolo, nonostante resti un'attività pessima, non è proibita. Okay? Questa è una questione di tecnica legislativa. Non si deve mai scrivere troppo, perché se si scrive troppo si limita troppo il campo e si rischia di perdere l'obiettivo. O forse l'hanno fatto apposta, il che è un'altra considerazione sulla quale, se volete, torniamo. Ora, non vi ho messo tutti i requisiti, ma sono quasi tutte cose del genere, sono tutte attività d'Armageddon, cioè sono cose tipo non si può costruire l'arma fine di mondo e conquistare il pianeta. Bene. Ah, questo. Quindi queste sono le proibite, e le proibite sono proibite, cioè non si possono proprio fare, non si possono commercializzare, in Europa noi non le vogliamo. Bene. Adesso vediamo le successive, e le successive sono invece le cosiddette intelligenze artificiali ad alto rischio, che è il cuore del regolamento. Allora, le intelligenze artificiali ad alto rischio sono, sintetizzando, sono di due grandi categorie. Da un lato sono classificate intelligenze artificiali ad alto rischio tutti quei sistemi impiegati per l'uso o integrati all'interno di un prodotto, quasi sempre fisico, che è già soggetto a un obbligo di certificazione. Allora, sapete che quando si comprano ad esempio i peluche per i bambini, c'è l'etichetta e c'è scritto marchio CE, conforme alla CE, quello
è il marchio che dice: questo peluche effettivamente non contiene sostanze tossiche, non è cancerogeno, non ha tutta una serie di requisiti che l'Unione Europea vuole quando vengono immessi quel tipo di prodotti all'interno delle nostre frontiere. Quindi per una serie di prodotti che sono già soggetti all'obbligo di certificazione, per esempio i giocattoli è un esempio, ma un altro sono gli ascensori, e altri ancora sono i dispositivi medici, quindi c'è un elenco preciso di prodotti. Se viene elaborata un'intelligenza artificiale che verrà integrata nel funzionamento di questo prodotto, deve essere classificato automaticamente come un'intelligenza artificiale ad alto rischio. Ok, quindi questa è la prima categoria. La seconda categoria invece di intelligenze artificiali ad alto rischio sono le intelligenze artificiali che rientrano nei settori indicati nell'allegato a regolamento, che è molto lungo, ma anche qui in modo non troppo diverso da come abbiamo visto per le intelligenze artificiali proibite, delinea una serie di situazioni che sono qualificate come particolarmente poco piacevoli e quindi automaticamente prevalutate come ad alto rischio. Ok, allora qui avete un esempio soltanto, ci sono 8 settori in tutto e diciamo una ventina di situazioni possibili, ma qui avete un esempio, per esempio nel settore dei servizi pubblici viene qualificata come ad alto rischio automaticamente qualsiasi sistema di intelligenza artificiale che sia utilizzato da un'autorità pubblica o per suo conto per valutare l'accessibilità, eligibility, il diritto di una persona fisica, quindi di un essere umano, non di un'impresa, ad avere l'assistenza pubblica o ad avere accesso a servizi pubblici come ad esempio i servizi medici. Per cui questo è valutato come qualcosa ad alto rischio, e il secondo punto vi dice che ad alto rischio anche, non necessariamente quando utilizzata da imprese, scusate, dalla pubblica amministrazione, ma anche quando fatta da imprese private, qualsiasi uso dell'intelligenza artificiale che valuti la meritevolezza, the credit worthiness, che in realtà è soprattutto la meritevolezza economica delle persone. Prima Marco ha giustamente fatto l'esempio dei sistemi di valutazione dell'accesso al credito, quindi per valutare se una persona possa o non possa avere un prestito, bene, siamo vicini a questo tipo di definizione. Badate tra l'altro che capire quindi come interpretare ciascuna di quelle singole parole sarà un lungo processo, perché ovviamente le banche diranno: ma no, quello che facciamo noi non è una valutazione della credit worthiness, è una valutazione del financial score, no? Di un'altra cosa che non c'entra nulla. E lì si tratta di capire effettivamente cosa intendevano dire qui e qual è l'ambito preciso di applicazione di questo regolamento. Ora, supponiamo che quindi ci si muova nell'ambito delle intelligenze artificiali ad alto rischio, che quindi abbiamo detto sono quelle collegate a prodotti soggetti a un obbligo di certificazione, o viceversa quelle elencate qui in modo testuale e preciso. Cosa succede se uno lavora, produce, sviluppa un'intelligenza artificiale ad alto rischio? In realtà non è che succeda niente di gravissimo sulla base di questo regolamento, perché tutto quello che il regolamento fa al riguardo è dire a chi produce e in misura molto minore a chi utilizza questo tipo di intelligenza artificiale che per poterle immettere nel mercato, per poterle distribuire, è necessario premurarsi e dimostrare di essersi sforzati a fare certe cose. E badate che dal punto di vista giuridico dimostrare di essersi sforzati non è dimostrare di aver fatto. Sono di nuovo le parole per noi giuristi sono quasi come i numeri per gli scienziati veri, nel senso che sono molto importanti, su quello noi possiamo scrivere libri. Allora, avete lì una sintesi, sono in realtà è lungo l'elenco di cose che bisogna sforzarsi di dimostrare di aver fatto, ma ad esempio chi produce intelligenza artificiale ad alto rischio secondo questo regolamento deve fare il possibile per utilizzare set di dati di base completi, possibilmente aggiornati e possibilmente rappresentativi. Ma fare il possibile. Se poi i dati disponibili sono tutti di bianchi in un mondo che invece per metà è composto da etnie differenti, si è fatto il possibile ma non c'erano dati migliori a disposizione, per esempio. Bisogna fare il possibile per consentire che ci sia uno human in the loop, cioè che ci sia un essere umano, la possibilità di un controllo umano. Bisogna fare il possibile per dare delle istruzioni chiare agli utilizzatori. Bisogna fare il possibile
perché il sistema tenga, tenga traccia della sua attività. Questo è molto importante, perché se succede qualcosa di male, poi bisogna capire perché, quindi bisogna che il sistema stesso in qualche modo autoregistri ciò che sta facendo, e bisogna fare il possibile di tutte queste cose. Quindi questi sono gli obblighi a cui saranno soggetti i produttori dell'intelligenza artificiale ad alto rischio. E poi infine abbiamo i cosiddetti GPAI, quindi la futura intelligenza artificiale per scopi generali. E questa, che è stata una categoria immessa all'ultimo momento perché in realtà l'Unione Europea aveva iniziato questo processo legislativo nel 2021, nessuno aveva pensato a ChatGPT, quando ChatGPT è stato immesso nel mercato c'è stato un po' di panico a Bruxelles, quindi hanno dovuto trovare una soluzione, l'hanno trovata in questo modo, ossia inserendo una nuova categoria di intelligenze artificiali, diciamo, sospette, coloro i quali producono, lavorano, commercializzano questo tipo di sistemi, sono a loro volta soggetti a degli obblighi specifici di trasparenza, essenzialmente. Nel senso che, ammesso che il sistema sia aperto e libero, in effetti chi produce, commercializza o rilascia questo tipo di intelligenze artificiali deve dare libero accesso alla documentazione tecnica da loro stessi realizzata, non deve infringere il copyright, il diritto d'autore, che è un grosso problema attualmente, come sapete, per il training di questo tipo di intelligenze artificiali, deve anche spiegare in modo abbastanza chiaro su quali tipi di dati, fonti, immagini è stata educata l'intelligenza artificiale. Però fatto questo si possono tranquillamente immettere nel mercato. Ora, se noi sommiamo queste tre macro aree, quindi quella proibita, che è veramente l'arma di fine di mondo, l'intelligenza artificiale ad alto rischio, che è o legata a una regolazione già esistente per la sicurezza dei prodotti o deve rientrare nell'elenco preciso di attività dell'allegato terzo, e più questa, vediamo che in effetti non è mica coperto tutto, anzi questa è la punta dell'iceberg, perché poi la maggior parte invece di attività non coperte, e peraltro non necessariamente dannose, che sia chiaro. Comunque, la maggior parte degli usi di intelligenza artificiale, dei modi possibili di intelligenza artificiale, non rientra qua dentro, non ci sta. Quindi quando dicono che è la prima regolazione completa dell'intelligenza artificiale, non è vero. Può darsi che sia un bene, che sia chiaro, perché può darsi che sarebbe stato un eccesso di regolazione voler fare di più. Non è necessariamente una critica, ma è una critica all'assunzione che sia completa, perché completa non è. E giocheremo i prossimi anni a discutere su era o non era proibita, era o non era ad alto rischio, eccetera, eccetera. Tra l'altro non vi sto ad annoiare col fatto che poi ci sono una serie di scappatoie, per cui anche se è ad alto rischio si può comunque dire che era stata sviluppata per fini non commerciali, oppure che era stata finalizzata per attività di ricerca, o che serviva per ragioni di pubblica sicurezza. Quindi c'è tutta una serie di possibili vie d'uscita, per cui comunque neanche a questi obblighi si può essere soggetti. Allora, questo era il primo pezzo, quindi non è completa. È però un testo protettivo dei diritti fondamentali? Anche su questo punto, in realtà, non è che proprio il testo sia molto convincente. E non è molto convincente perché, siccome esula dal suo campo di applicazione circa almeno il 90% degli usi dell'intelligenza artificiale, i quali, ahimè, sono sovente imprevedibili, nel senso che ovviamente non c'è nulla di male a fare cane-gatto-cane-gatto, ma quando poi cane-gatto viene impiegato per invece fare uomo nero-uomo bianco, per fare uomo contro donna, per fare dove lanciamo il missile, eccetera, eccetera, e ahimè, chi riproduce un modello non sempre riesce a controllare come e dove sarà utilizzato quel modello, ecco che le cose iniziano a diventare un po' più gravi. Quindi, avendo un campo di applicazione molto, molto limitato, è in realtà improbabile che questo testo sia di per sé un grande protettore. Anche perché, questo non ve l'ho detto prima, ma ve lo aggiungo adesso, questo testo si guarda bene dall'attribuire possibilità di reclamo effettive nei confronti di chi abbia qualche rimostranza da sollevare, nel senso che impone tutto questo set di obblighi, crea autorità di controllo, ma non dice da nessuna parte che se io subisco un danno posso alzare la mano e dire
risarcitemi, fate qualcosa, risolvete il problema, evitate che si ripeta di nuovo. Non c'è nessuna, in termini tecnici si dice, non c'è nessuno strumento di private enforcement, cioè di azionabilità da parte dei privati, delle possibili vittime, previsto all'interno del testo. E questo non è un caso, questa è una scelta precisa di lasciare soltanto forme di cosiddetto public enforcement, cioè di controllo e di implementazione pubblica. E quindi il problema è che buona parte degli effetti nefasti che l'intelligenza artificiale, badate, come la stupidità umana, ecco, su questo non è che cambi molto, le metriche disallineate, quelle che io studio, che non sono molte volte definite in modo automatizzato, la storia delle FARC era stata decisa da esseri umani, che decisero, o la storia dei Cobra, giustamente riportata prima, quindi non è che gli uomini siano necessariamente migliori delle macchine da questo punto di vista, però è vero che sia gli uni che gli altri, soprattutto quando tentano di quantificare, trattare masse di uomini attraverso formule oscure o non necessariamente adatte all'oggetto della loro applicazione, producono effetti che sono ampiamente dimostrati essere negativi. Effetti come l'esclusione sociale di intere categorie, effetti come la discriminazione automatizzata, effetti come la manipolazione delle opinioni, che è stata ricordata come anche gli altri da Marco, la manipolazione delle emozioni e così via, la creazione di filter bubbles e tutti i meravigliosi effetti che vediamo quotidianamente. Quindi anche sotto questo punto di vista è vero, un bel testo, buone intenzioni, tuttavia non è proprio, ecco, il testo migliore che si possa immaginare da questo punto di vista. Tra l'altro, tenete presente che nel momento in cui, lasciando perdere le intelligenze artificiali proibite, ma nel momento in cui si dice, per quelle ad alto rischio e per quelle per scopi generali, guarda, tu che le produci devi rispettare certe regole, ok? E non si danno poi strumenti ai privati per poter reagire all'eventuale violazione di quelle regole, sembra che si stia creando un meccanismo di protezione delle persone, e in parte lo è, ma si sta anche facendo un'altra cosa, cioè dare alle imprese una regola implica porre a queste imprese un costo, e su questo non c'è dubbio, quindi scaricare a queste imprese tutti i costi necessari ad adempiere al set di regole, ma implica anche dare uno schermo da responsabilità, cioè implica anche in realtà proteggere quelle stesse imprese, perché nel momento in cui si viene a verificare qualcosa che non va, quell'impresa potrà dire: ma io ho fatto ciò che da me era stato chiesto. E una volta che si è dimostrato che effettivamente si sono fatti gli sforzi possibili, ad esempio per utilizzare il set migliore di dati disponibili, se poi le conseguenze sono state, è stata una massiva discriminazione di tutti i cittadini stranieri di uno Stato, non è mica colpa mia. Io ho fatto quello che da me era richiesto fare. E questa è una lunga storia, lo vediamo tra l'altro quotidianamente questo effetto con GDPR. Le povere imprese, è vero, devono subire i costi dell'adempimento agli oneri privacy, che sono massivi, soprattutto per le piccole e medie imprese, perché poi non sono tutti Google, cioè sono anche le piccole imprese di stazza minore, per i quali queste regole impongono costi importanti, ma la nostra privacy non è particolarmente più garantita dalla circostanza che loro debbano implementare una serie di misure. Quindi qui c'è un disallineamento fondamentalmente tra i costi che vengono imposti loro e il beneficio che ne trae la società, che è relativamente minimo, perché il problema vero sta da qualche altra parte. Quindi non particolarmente roseo neanche questo. Beh, voi a questo punto potete dirmi: va bene, non è un testo completo, non protegge i diritti fondamentali, ma siamo i primi, ma almeno vinciamo la battaglia della regolazione. Se volete, io mi fermo qui, così ci teniamo questa speranza. La verità è che dipende da come si vogliono vedere le cose. Ovviamente non siamo stati i primi a pensare, o quantomeno non siamo stati gli unici a pensare che sarebbe necessario regolare l'intelligenza artificiale. Persino gli americani ci sono arrivati, il che voglio dire che loro non hanno un penchant per la regolazione analogo a quello che abbiamo noi, in questo senso, non in altri che pur sarebbero possibili.
Quindi cos'è successo? Allora, abbiamo da un lato quelli a cui guardo qui, ovviamente si potrebbe guardare anche ad altre giurisdizioni, c'è il Giappone, c'è la Corea, insomma ci sono tanti paesi abbastanza all'avanguardia sotto il profilo regolatorio, però qui ho guardato a Cina e Stati Uniti. Allora, la Cina ha una, non il governo centrale per la verità, che è abbastanza restio su questo punto, perché il governo centrale cinese ama molto lasciare, in realtà sembra paradossale, ma ama lasciare alla sperimentazione dal basso per un bel po' di tempo e poi regola. Quindi prima lascia le imprese e gli attori privati tentare varie strade e poi decide, una volta che ha visto come il sistema funziona, attori privati e attori pubblici, e poi decide di intervenire regolando. Quindi qui non è stato il governo centrale a intervenire, ma è stata, sia pur ovviamente connessa al governo centrale, l'amministrazione nazionale per la cybersicurezza cinese, che è molto attiva e che nel 2022 aveva già elaborato delle linee guida sull'intelligenza artificiale per i deepfakes, e nel 2023 a 3 mesi dalla release di ChatGPT era corsa a produrre delle misure riguardo all'intelligenza artificiale generativa, dicendo: non si può fare a meno che non si sia registrati in Cina, per esempio, cioè istituendo un registro pubblico con un archivio dove occorreva depositare documentazione tecnica, parte dei codici, in modo tale che si potesse, se chi avesse le competenze per farlo, verificare effettivamente come funzionavano i sistemi, e anche scrivendo che non si poteva utilizzare intelligenza artificiale generativa che non rispettasse i valori dello Stato cinese, per esempio, che era ovviamente un limite piuttosto pesante. Persino, dicevo, gli Stati Uniti si sono resi conto che era importante regolare, tant'è che esiste adesso un presidential order di Biden fatto dal 31 ottobre 2023 che ha, come vedete, si intitola Safe, Secure, Trustworthy, che è affidabile, lo stesso linguaggio dell'Unione Europea, Development and Use of Artificial Intelligence. In realtà anche questo non è un testo completo, si occupa soprattutto degli usi dell'intelligenza artificiale da parte del governo federale. Ma come sapete, gli Stati Uniti sono un sistema federale, quindi il governo federale ha una competenza residuale, quindi occuparsi del governo federale vuol dire lasciare liberi i governi statali di continuare a fare quello che hanno fatto fino adesso, e che loro continuino a lasciare gli attori nel loro territorio a muoversi liberamente. C'è anche da dire che tanti stati americani si sono in realtà attivati, anch'essi ancora prima, ma per regolazioni più settoriali. Ad esempio, soprattutto ce ne sono tante, Marco l'ha ricordato, in materia di macchine autonome, perché ovviamente avendo un'industria automotive molto lanciata su questo punto, volevano essere sicuri, in particolare che le macchine non fossero responsabili quando uccidevano un passante, ma comunque volevano consentire, diciamo, le sperimentazioni di questo tipo di tecnologia. E poi sono anche stati abbastanza all'avanguardia, in particolare l'Illinois, che su questo punto è il più avanzato di tutti, in materia di regolazione dell'uso, dello sviluppo di tecnologie di riconoscimento facciale. Ma sono appunto settori specifici, questo testo invece federale è quello più generale possibile. Ora quindi qualcuno è arrivato prima di noi, perché questi testi, come vedete, datano ben prima del 2024, che ragionevolmente sarà la data dell'AI Act. Quello che però c'è anche da dire è che il nostro testo con tutta probabilità resta il testo più generale, e con tutta probabilità perciò sarà quello che sarà più copiato. Quindi non sarà tanto copiata la regolamentazione cinese, che chiaramente è molto, come dire, nazionalistica quando dice che l'intelligenza artificiale si deve allineare con i valori dello Stato cinese. Non sarà seguito il modello regolatorio americano, perché in realtà il modello regolatorio americano sostanzialmente, al di là di questi casi specifici, non c'è. Loro credono nel libero mercato che si autoregola, quindi la regolazione così fa venire loro l'orticaria. Quindi saremo noi effettivamente a vincere quella famosa battaglia della regolazione, come l'abbiamo già vinta in passato. Il problema è che è vero che l'abbiamo già vinta in passato, in tutti i settori che vi ho ricordato prima. Però quelli che hanno studiato l'effetto Bruxelles dicono anche, ed è tutto correttamente, che noi abbiamo vinto una battaglia della regolazione in teoria. In teoria perché? Perché ci hanno tutti copiato. Ma in pratica il modo in cui operano i mercati continua a essere largamente indipendente dalla regolazione che pretende di governarli.
E quindi sì, abbiamo vinto una battaglia, peccato che sia quella che in inglese chiamano un hollow victory, cioè una vittoria vuota. È la vittoria di Pirro, diremmo noi che abbiamo studiato la storia, cioè una vittoria il cui valore è simbolico, non necessariamente molto, molto, molto utile. Per lasciarvi con una nota meno negativa di tutto questo, vi aggiungo però anche che la stessa Anne Bradford, che è molto brava e che ha pubblicato l'anno scorso, quest'altro libro dopo il Brussels Effect, che si chiama Gli Imperi Digitali, che credo tradurranno a breve anche in italiano, Anne Bradford dice: attenzione però, abbiamo allo stato attuale due veri imperi digitali che sono Cina e Stati Uniti, e in mezzo c'è l'Europa. L'Europa porta con sé un modello che è un modello diverso da quello cinese, da quello americano, e non solo per l'Artificial Intelligence Act, che è una cosa recente, ma per ragioni più profonde. Perché abbiamo radicato nel nostro DNA linguistico-culturale degli anticorpi, sia nei confronti di autocrazie sfrenate, cioè poi cadiamo ogni tanto anche noi nell'averle, però poi ci riprendiamo rapidamente, sia nei confronti della fiducia cieca del mercato che invece caratterizza gli Stati Uniti. Quindi noi abbiamo una certa resistenza a tutti quei due modelli. E abbiamo poi carte dei diritti, molto più sia dei cinesi ovviamente, ma anche degli statunitensi. Abbiamo corti accessibili, cioè abbiamo possibilità di ricorrere al diritto se abbiamo un problema in modo relativamente semplice, poco costoso e accessibile a tutti. Abbiamo quindi un insieme di set ben radicato di risposte automatiche, di aspettative, di regole, che ci consentono di vivere meglio degli altri, detto adesso brutalmente, anche se più poveri, questa è la sostanza. E quindi Anne Bradford dice: noi in realtà quella famosa battaglia, non tanto per l'Artificial Intelligence Act, ma per altri motivi che sono più profondi, più radicati, indipendenti dalle vicende regolatorie dell'ultima ora, noi quella battaglia di modello dei diritti la possiamo vincere, e la possiamo vincere nella sostanza. Ora, io non sono per niente d'accordo con Anne Bradford sulle sue conclusioni, ci sono d'accordo su tutto, tranne sull'entusiasmo positivo a favore dell'Europa, però vi lascio con questo, che mi sembra essere così una chiosa più simpatica di quella che sarebbe la mia personalmente. Grazie molte, e ovviamente qualsiasi domanda o chiarimento sono qua. Bene, adesso spazio alle domande, se ne avete. Questo testo da chi è stato redatto? Da giuristi, da professionisti di intelligenza, cioè quelli che proprio l'hanno stilato? Allora, questo testo è stato redatto da tanti, siccome tutti i testi legislativi dell'Unione Europea segue un percorso legislativo che è molto variegato, quindi ci sono vari organi dell'Unione Europea che si sono pronunciati. La bozza iniziale era della Commissione Europea, che all'inizio si era molto appoggiata su quel gruppo di esperti menzionato originariamente. Chi sedeva nel gruppo di esperti? Un insieme variegato di giuristi, anzitutto, soprattutto di accademici in realtà. Ad esempio, ricordo che quando era uscita la call, ho pensato quasi quasi faccio domanda, poi ho detto ma no, non sono abbastanza brava per questo, poi visto che è stato preso ho pensato magari la potevo fare anch'io, però siamo registrati, vero? Quindi forse dovrei trattenermi. Ma non c'erano solo accademici, c'erano anche comunque informatici, e poi ovviamente, cioè scusate, anche gli informatici sono accademici, non c'erano solo giuristi accademici, c'erano anche accademici provenienti invece da ambiti diciamo più vicini tecnicamente ai temi trattati, e poi c'erano rappresentanti delle grandi imprese del settore, quindi ad esempio c'era Microsoft, c'era Google, cioè c'erano anche tutti i più grandi attori rappresentati in questione. Ora, c'è anche da tenere presente che questo è l'inizio, dopodiché è chiaro anche che si mette all'opera quello che è un fisiologico, non necessariamente nobile, ma fisiologico processo di lobbying in tutte le varie sedi, commissioni interne, Commissione Europea, Parlamento Europeo, Consiglio dell'Unione Europea, lobbying che è sia dell'industria interessata, sia delle imprese in generale, sia dell'associazione di consumatori,
che dei governi, perché poi ovviamente ciascun governo nazionale dell'Unione Europea ha la sua propria agenda, i suoi propri interessi, e quindi, come accade nei testi in realtà legislativi interni, il frutto combinato, pressoché casuale, di queste varie lotte genera un testo finale che poi spetta alla pratica, a cui spetta poi alla pratica ridare un senso, perché alle volte certe norme sono veramente il frutto di un compromesso, ecco, e non necessariamente di una ponderata decisione sul punto. Allora, un attimo che abbiamo delle prenotazioni. Arriva. Io mi chiedo perché la legge arriva dopo. Cioè, penso di sapere un po' la risposta, però ho paura di saperla, ma perché sembra veramente una barzelletta. Cioè, perché arriva dopo che sembra un po' dare il giocattolo, no? Sembra così, sembriamo democratici, perché, e dopo facciamo la legge. Ce l'avete avuto un po', dopo vi mostriamo che siamo bravi e facciamo la legge. Però se è così pericoloso, no? Perché darlo prima di fare una legge? Allora, sulla questione poi legge in particolare, dunque, la legge in realtà è in ritardo sovente non per ragioni neanche intenzionali, la legge è in ritardo in quanto formante legislativo, perché se si vuole regolare qualcosa occorre che prima quel qualcosa esista per regolarlo, quindi ok, questo per definizione. Questo poi ovviamente non conclude però la faccenda, è anche chiaro, come abbiamo appena detto, che ci sono pressioni di vario genere perché la legislazione si è fatta così. Il dato però buono è che non c'è solo in realtà la legislazione, questo è un ed è questo infatti quello su cui puntava Enno Bradford, col quale ho voluto chiudere, che non è un'osservazione stupida, cioè un'infrastruttura giuridica, un'architettura giuridica non è fatta solo delle regole dell'ultima ora dettate da un Parlamento riguardo a quella materia, è fatta anche di principi fondamentali, è fatta di corti, è fatta di polizia, è fatta di autorità di vigilanza, cioè è fatta di tanti altri attori che, se necessario, possono intervenire. Per esempio, tanti degli scandali che sono emersi negli ultimi anni sono stati sollevati da autorità di controllo o da singole persone che hanno fatto causa. Che hanno investito tempo e denaro per dare soldi a un avvocato perché portasse in causa Facebook, perché l'uso esagerato dei social media e il modo in cui le sue applicazioni tenevano lì soprattutto gli adolescenti produceva depressione nei minori. Ci sono cause attualmente in piedi negli Stati Uniti su questo, quindi la legislazione per definizione arriva tardi. La buona notizia è che non c'è solo legislazione, per fortuna, per essere positivi. Poi vedevo lassù. Visto quanto detto, ci sono ok scorciatoie per poter passare in qualche modo la legge. Mi chiedo allora, è radicalmente utile questo documento, documenti simili? Penso di sì, può dipendere, può in qualche maniera rendere più difficile fare cose malvagie, però comunque una scorciatoia si trova sempre, magari impiegando più tempo, più denaro. E seconda domanda, potrebbe la legge stare dietro in qualche maniera all'evoluzione della situazione? Grazie. Allora, in realtà questo tipo di testi sono utili, ma sono utili a cose diverse da quelle che dicono di fare. Per esempio, uno degli elementi su cui questo testo sarà sicuramente utile è creare un mercato terziario di certificatori, cioè di soggetti. Quindi per i data scientist qui presenti è una notizia fantastica, nel senso che saranno necessarie delle nuove figure professionali di persone in grado di verificare, aprire, controllare, fare il reverse engineering laddove non sia possibile vedere e spiegare e parametrare il rispetto di certi standard nel caso di uso di intelligenza artificiale. Quindi, ad esempio, per questo, che non è nulla di dichiarato qui ovviamente, però è l'effetto più immediato, cioè creare una nuova delle nuove nicchie di mercato, e queste nicchie di mercato saranno enormi, perché una cosa che non vi ho detto è che questo testo si applicherà non solo all'intelligenza artificiale prodotta in Europa, ma a qualsiasi intelligenza artificiale prodotta da qualsiasi parte nel mondo che possa essere impiegata o possa avere come utente finale un cittadino europeo. Quindi in realtà
tutti quanti, non soltanto le imprese europee, saranno obbligati a rispettare questo regolamento. Il Brussels Effect si basa largamente su questo, che è chiamato effetto di applicazione extraterritoriale. Ed è anche una delle ragioni per cui sia Cina che Stati Uniti non vogliono che noi adottiamo questo testo, perché dicono: tu Europa sei libera di regolare come vuoi il tuo mercato, ma non puoi adottare delle regole che incidono sul modo di operare delle mie imprese. E tuttavia l'Europa è andata avanti perché l'ha sempre fatto e perché è la sua maniera di sopravvivere in un contesto dove oramai sempre siamo registrati, e avere visioni del mondo troppo negative non è particolarmente utile, però dove è vero che come attori geopolitici globali non è che proprio siamo sulla cresta dell'onda in questo momento. Questa era la prima domanda. La seconda l'ho già dimenticata, ma avevo una risposta. Ah sì, sì. Sì, certo, certo. Sì. Dunque... qui torniamo anche all'osservazione di prima sulla legislazione in ritardo. Secondo me è vero che l'idea che possa un Parlamento regolare gli usi di una tecnologia, qualunque questa sia, okay, è un'utopia. A noi piace perché ci rassicura pensare che possa succedere, ma non può funzionare. Quindi sì, sarà sempre in ritardo se questo è l'obiettivo. Magari è quello, stiamo investendo le risorse sull'obiettivo forse non il migliore, ma gli usi delle tecnologie sono nella maggior parte dei casi imprevedibili e imprevisti. Proprio il processo storico di elaborazione di tecnologie in senso ampio, non necessariamente quelle informatiche o particolarmente intelligenti, dimostra che quasi sempre non ci si attendeva che sarebbe accaduto quello che è accaduto. Adesso quanto tempo posso parlare? Ok, solo un esempio banale, ma negli Stati Uniti a un certo punto inizia a svilupparsi l'aviazione commerciale. Ok, quindi iniziano, nel senso che, scusate, non quella con i passeggeri, ma che iniziano a utilizzare gli aerei per trasportare carichi di merce da un punto all'altro. Ok, questi primi nel Novecento. Quando inizia a svilupparsi questo tipo di mercato, questo nuovo, è chiaro che ce ne saranno altri di aeroplani, i giuristi iniziano a riflettere sulle possibili conseguenze disastrose di questo nuovo settore del commercio. E scrivono articoli su articoli sui danni, sui pericoli di questa nuova tecnologia di volare con le merci dentro. E secondo loro la tecnologia del volo, il rischio più grande della tecnologia del volo era il danno alla proprietà dei campi coltivati sui quali avrebbero potuto crollare i velivoli in questione. Quindi si facevano grandi riflessioni su come contemperare gli interessi di quelli che guidavano e avevano gli aerei e dei proprietari dei campi rovinati dal caduta degli aerei. Ovviamente sappiamo tutti oggi che il vero problema della caduta degli aerei è che ci sono le persone dentro, ma questo non era prevedibile in un contesto in cui la tecnologia stava appena iniziando a svilupparsi e gli aerei non erano utilizzati per il traffico passeggeri, ma erano utilizzati per trasportare merci. Ora è un esempio tra i tanti, ma è solo per dire che è molto difficile, nessuno ha la palla di cristallo per sapere cosa esattamente succederà, e questa ahimè alimenta anche visioni appunto particolarmente catastrofiche, che non sono nemmeno quelle particolarmente utili. Non sono utili quelle troppo ottimistiche, non sono utili quelle troppo pessimistiche. Lo vedremo tutti assieme che cosa succede. Bene, abbiamo tempo ancora per due domande. Un attimo che non vedo. Qua. Okay. La mia domanda era per capire se durante la stesura di questo testo, che sicuramente lei avrà seguito meglio di me e anche capito meglio di me, è stato preso in, diciamo, come argomenti in maniera esplicita l'utilizzo dell'AI dal punto di vista militare. Cioè, è stato preso sotto dibattito in maniera abbastanza appunto esplicita durante la stesura di tutti questi paper. In realtà penso che qualcuno in quest'aula possa essere più ferrato di me, nel senso che non so dirle a quale punto esattamente della stesura abbiano deciso di escludere gli usi militari, che sono fuori. Però non so dirle se è stata, come sospetto, una decisione molto rapida,
O se viceversa qualcuno ha alzato la mano e ha detto no, invece dovremmo, eccetera, eccetera. Come quasi insomma, tutti i governi erano d'accordo che era meglio lasciare gli sviluppi militari fuori dall'ambito di osservazione del regolamento in questione. Registriamo. Ho seguito molto da vicino, stando a Bruxelles l'anno scorso, questa lavorando dall'altra parte della barricata, mettiamola così, e da ex accademica di... ho studiato sicurezza internazionale. Questo si vociferava che questo argomento sia stato escluso per questioni geopolitiche legate alla NATO e agli sviluppi futuri di prodotti di artificial intelligence che ovviamente sono legati agli Stati Uniti per questioni di alleanza atlantica. E in realtà la domanda che poi volevo farle era se questa esclusione copriva anche i sistemi di polizia, i sistemi di artificial intelligence utilizzati in ambito di polizia e giustizia predittiva, che inizialmente nelle bozze erano invece presenti. Allora, la risposta a questa domanda è in realtà molto complicata, nel senso che il testo da un lato crea una parziale esclusione per intelligenza artificiale sviluppata per ragioni di pubblica sicurezza, quindi quella è un'esclusione. Bene. Poi si dice però anche che certe forme di riconoscimento biometrico in tempo reale, eccetera, eccetera, sono proibite, quindi rientra nel proibito, ma anche certe altre forme di riconoscimento facciale per usi predittivi o di verifica in tempo reale di persone, luoghi, cose, sono ad alto rischio. Okay. Il tutto si gioca nelle sottili distinzioni che da giurista conoscerà bene, tra l'una e l'altra categoria, ma ovviamente già creare, come dire, questa confusione implica scaricare un costo su chi dovrà dimostrare o chi lamenterà qualcosa, perché coloro i quali, tipicamente in questo caso le autorità di polizia che utilizzano un determinato sistema, argomenteranno ovviamente di rientrare nella fascia più con margini maggiori, e spetterà a coloro i quali vogliano sostenere una violazione del regolamento riuscire a dimostrare che viceversa si rientrava in un uso proibito o ad alto rischio con l'assenza degli standard in questione. Tutto ciò rientra nella difficile, come dire, fase di implementazione pratica che, ahimè, dovremo vedere come si realizzerà. Allo stato è menzionata sotto diverse prospettive e con diverse caratteristiche, può rientrare o nel proibito o ad alto rischio, quindi lo vedremo. Comunque grazie, perché tra l'altro lei ha la risposta alla domanda che è stata fatta prima, e cioè c'erano i filosofi. No, ecco, anche qua dobbiamo studiare di più. La domanda è troppo di... Bene, mi dispiace rovinare il clima che si è creato, perché vedevo che la discussione sarebbe continuata. La serata si conclude qua, però prima di salutarci vi mostro un ultimo evento organizzato dalla nostra associazione, sempre per rimanere più in tema. Non se lo trovo. Sì, esatto, questi siete voi. Sì. Vi presentiamo un evento dal taglio un pochino più meno... ecco, dal taglio, esatto. Vabbè, la Ismizza, chi vuole partecipare questo sabato, ci troviamo a San Giuseppe della Chiusa. Da mezzogiorno in poi lì c'è il QR code, se volete venire, registratevi per cortesia. E adesso cambierò la slide in caso venite qui dal computer, mi chiedete. E vorrei ringraziare Hangar Teatri per l'ospitalità ancora, e chiamo Ilaria qui per fare il giorno. Buonasera a tutti e benvenuti o bentornati, grazie ancora ai relatori e agli organizzatori per portare sul nostro palcoscenico delle tematiche sempre molto interessanti. Gli eventi di Hangar Teatri continuano, infatti noi ci rivediamo venerdì sera con un altro concerto in collaborazione con il Kino Shiska di Lubiana,
E invece sabato ci sarà una serata teatrale musicale a cura di Hangar Teatri, Notti Ground, a tema viaggio. Invece domenica alle ore 17 uno spettacolo per famiglie, Le avventure di Auguste Sonorifas di Daniele Fiorra. Invece vi segnalo che la settimana successiva, da mercoledì 17 fino a domenica 21, andrà in scena la nuova produzione di Hangar Teatri, Memorie di un ratto, di e con Sergio Pancaldi e Gregor Goetsch. Last but not least, l'ingresso a questa serata è ad offerta libera, ma all'uscita vi richiediamo una piccola offerta da lasciare nella cassetta fucsia che trovate sul bancone del bar. Grazie e buona serata e grazie. Bene, si conclude così la serata. Vi ricordo il prossimo evento il 6 maggio e ringrazio ancora Marta e Marco e al 6 maggio, a presto, grazie.